amici ci troviamo al Corsaro a 2000 metri sopra l'Etna e ci troviamo in bellissima compagnia con i ragazzi della Lampre che adesso il nostro Valerio ci presenterà singolarmente e stiamo per fare una bella chiacchierata ci abbiamo il nostro Valerio il tuo il barbagallo il tecnico della situazione buonasera a tutti e abbiamo i un, ancora il nostro Marco Indelicato che è venuto insieme a noi ancora una volta però prima di cominciare faccio io una domanda che col ciclismo forse ha poco a che vedere non spaventatevi perché è una cosa normalissima eh, nel ritiro il concetto del ritiro dei, degli atleti eh, questo lo faccio sempre a tutti dico perché è una cosa che sembra una cosa stupida, però c'è un... Ehm, che tipo di musica ascoltate per ehm, caricarvi, per rilassarvi, ehm, per dare un po' di tono a questo isolamento dal mondo, in cima all'Etna, da soli? Buonasera a tutti. Cioè io direi che sono un appassionato della diciamo, musica elettronica, della discoteca, di, di, del club, Sicché sì cioè, ascolto sempre quella musica anche in macchina. Cioè anche oggi dopo un bel allenamento mentre facevo il massaggio ascoltavo quella musica diciamo abbastanza forte. Però mi piace questa qui. Adesso allora, abbiamo parlato con... Eh, Niemiec Przemysław. Come? Przemysław. Szemesof <ride> Niemiec sono polacco. Ah. Bene, E poi passiamo a Ulissi. Eh. Sì, Ma eh, io a differenza di Niemek ascolto musica molto più tranquilla. Eh, ascolto musica italiana anche perché insomma non so molto l'inglese, quindi mi piace eh, sapere sì, il significato delle parole e tutto. No, no, musica classica no, diciamo non esageriamo. C'è un, un limite a tutto. Abbiamo parlato con Diego Ulisse, adesso poi li introdurremo tutti quanti i ragazzi uno a uno. Adesso passiamo la parola a Valerio Conti e vediamo che cosa ci dice. Io dico heavy metal. No, anch'io come Diego eh, preferisco musica, musica italiana. Però magari prima di partire in bici c'è cioè, cioè Niemek che... Mette quella musica un po' forte. Che, che ti, dà, ti dà la spinta giusta per, per iniziare la giornata. Sì. Poi magari quando siamo sull'ettini massaggi, magari un po' musica un po' più rilassante sarebbe l'ideale. Ecco. 140 minuto va bene, no? Va bene. E poi. E anche... io, ciao a tutti, un buon Emanuele. Niente, io ascolto musica internazionale, mi piace. base che sia attualità, mi piace la musica moderna. Non ho un genere in particolare, con Diego in camera ascoltiamo molto musica italiana, però va bene, mi piace dall'italiana all'internazionale, veramente. Gli ultimi, diciamo, gli ultimi gridi, come si può dire, della musica, mi piacciono tutti, mi piacciono. Benissimo. Benissimo, questo è per stare nel tema del concerto sulle ruote, che è fatto anche di questo, di ritmi di pedalata, ma anche di ritmi musicali, che servono, perché... Danno una certa carica. Vai eh, sulla discodenza normalmente siamo a 140 battute, vedere un po' di sincronizzarli con i pedali è un po' tanto, no? <ride> ok, passata la parte frivola, passiamo alla parte ciclistica vera e propria, e quindi vi lascio uh, al microfono a Valerio Capsoni e a Tori Barbagallo che faranno le domande più scaprose. Ok, allora... Amici buonasera a tutti di nuovo da parte mia Valerio Capsoni eh, abbiamo parlato finora eh, con la voce di Renato Garbin eh, che ha introdotto agli amici di Globus Television e gli amici di eh, ciclismo un concerto su De ruote i, i corridori i ragazzi gli amici della Lampre che sono venuti qui per l'ennesima volta sull'Etna abbiamo fatto un conto sono tra i più affezionati frequentatori dell'Etna tra i ciclisti professionisti alcuni come Emanuele vengono qui consecutivamente se non sbaglio da sei anni. Anni. Eh, uh, più o meno sì, la prima volta nel 2010 Ci sono, sette. sono sette, infatti questo è il 7 a no, questo... volte, volte no, in base alle infortuni <ride> vari però non, non proprio tutti gli anni comunque quando c'è la possibilità preferisco venire qua in questo periodo periodo giusto per noi Benissimo, e allora le parole Emanuele le possiamo semplicemente sottoscrivere perché l'Etna ormai insomma, è apprezzata da tanti corridori, è apprezzata da tante squadre, è un terreno diciamo, ideale per allenarsi, quindi qui all'Hotel Corsaro, Etna Sud, ci si allena bene, si trova a quasi 2000 metri di quota, quindi per voi 15 giorni qua in quota di ossigenazione, sappiamo come, come funziona per alzare il discorso del, dell'emacotocrito naturalmente. E allora reintroduciamo i nostri ospiti, abbiamo... Premier Niemetz, spero di aver pronunciato bene il tuo nome perché non è facilissimo. Comunque, meglio di come lo pronuncia lui, sa parlare benissimo in italiano, tranne quando deve dire il suo nome, <ride> esatto? Quindi, Niemetz, se, se no, pre, premi, 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 Poi abbiamo qui Diego Ulissi che, insomma, non ha bisogno di grandissime presentazioni. Uno dei eh, più grandi talenti del nostro ciclismo, eh, vincitore di ben 4 tappe al Giro d'Italia, eh, due mondiali unores nel 2007 e nel 2008 più un'altra eh, diciamo, bella serie di corse e quest'anno ehm, già si è messo in luce diego in diverse competizioni eh, eh, alle strade bianche alla eh, tirren adriatico fra le altre corse sempre nelle prime posizioni sempre a dar battaglia poi abbiamo valerio conti che ehm, eh, si è messo in luce anche in una tappa della Tirena Adriatico in fuga eh, un giorno in ama scoperta, eh, insomma, diciamo che eh, il futuro è dalla sua perché è il membro più giovane della spedizione della Lampre qui in Terra solo soli 22 anni. Quindi possiamo dire che per lui eh, si spalanca diciamo, la carriera e tutto diciamo, il mondo professionistico lo, diciamo, lo aspetta nei prossimi anni. Quello che stiamo vedendo è l'antipasto. E poi Manuele Mori è, è un po' lo possiamo l'abbiamo definita la chioccia del gruppo perché <ride> diciamo che è uno dei membri eh, storici anche della, della Lampre forse eh, tu eh, fai parte del team esattamente ormai da quanti anni? Eh, questo è l'ottavo anno, mm, solo Matteo Bono. penso che un ha due anni più di me, non mi ricordo quanto con precisione quando ha cominciato a dare in buca a Milano Sanremo Matteo Bono, ha cominciato nel, nel, 2000, nel 2000 andare in fuga alla Milano Sanremo, da, da quel momento non ha più lasciato la, la lampre vabbè, vuol, vuol dire che ti dovrai sostituire a Matteo Bono dalla, dalla prossima edizione in poi Effett effettivamente Matteo ha un bel record di fuga alla Sanremo, ma fino all'altro giorno si è sciroppato credo 270 km di fuga o qualcosa del genere so Tre anni consecutivi comunque, di Matteo buono averne in squadra. C'è cioè, sempre bisogno, fa comodo sempre in tutte le squadre, penso. Benissimo, e allora possiamo partire come diceva Renato: con le domande scabrose ai ragazzi, che poi tanto scabrose alla fine. Penso che insomma, parlare con Diego adesso di quello che è stato il suo inizio di stagione, penso che per lui sia anche abbastanza piacevole. Allora, Diego. Un, un primo bilancio di questi diciamo, primi due mesi di corse. Come hai vissuto queste prime competizioni? Quali sono le sensazioni, e insomma, qual è il tuo primo uh, consuntivo? Ma il bilancio sicuramente è buono. Mm, peccato che non è arrivata la vittoria, mh, perché era, era la portata, soprattutto eh, sin da subito in Australia, dove ha fatto secondo nella seconda tappa per veramente pochi eh, centimetri quindi diciamo quello lì un attimino un rammarico però insomma non questa prima parte di stagione sicuramente eh, la vittoria non era quella che cercavo era eh, sicuramente diciamo vedere che la condizione sale cresce eh, insomma di non avere intoppi durante la preparazione per arrivare poi agli appuntamenti più importanti nei prossimi mesi ed essere al 100% Bene, allora, gli appuntamenti più importanti dei prossimi mesi, quali sono i tuoi obiettivi, quali sono le corse dove hai messo il cerchietto rosso per, per tentare di fare risultato pieno? Ma eh, sicuramente adesso, eh, una volta scesi da qua, affronteremo i Paesi Baschi. Eh, che diciamo, sarà la rifinitura per poi arrivare alle classiche dell'Arden, Amster Freccia e 10, dove lì insomma, cercheremo di fare. È veramente bene per poi andare a affrontare il giro d'Italia. A proposito delle Ardenne, a proposito del Belgio, sappiamo tutti, avete seguito sicuramente le tristi notizie degli accadimenti di oggi, degli attentati di Bruxelles. Eh, domani è prevista la Dwars von Flanderen eh, proprio in, in Belgio. Gli organizzatori hanno deciso di andare avanti e di disputare la corsa ugualmente, per dare un segnale forte, per dire noi non ci fermiamo perché vuol dire dar la vinta alla barbarie e alla follia. Eh, Diego, un pensiero e eh, una tua opinione sulla, sulla decisione delle, degli organizzatori di andare comunque avanti? Beh, sicuramente inizio nel dire che insomma, stamattina quando ci siamo svegliati abbiamo saputo insomma delle notizie e veramente siamo rimasti malissimo e scioccati da quello che era successo e il primo pensiero è andato comunque anche ai ragazzi che i prossimi giorni dovranno eh, affrontare le gare proprio là in, in quelle zone e beh che dire? comunque il ragionamento degli organizzatori mh, non è sbagliato quello lì non, non, non è in dubbio e però insomma è, diciamo non è facile nemmeno è, è, diciamo, partire e avere in mente insomma certe cose e tutto soprattutto perché insomma la paura c'è, cioè, quello non si nega e anche noi che dobbiamo affrontare eh, insomma corse importanti eh, a meno di un mese lì in quelle zone insomma un po' ci abbiamo riflettuto però insomma è anche vero che eh, bisogna andare avanti ma soprattutto non bisogna darla eh, vinta eh, a questa gente crudele sono assolutamente d'accordo al solito tocca a me fare le domande quelle un po' più, più cattive e, insomma ha chiuso questo dovuto break insomma gli episodi gravissimi di oggi vorrei tornare un attimo con Diego un, un, po', un po' indietro solo di qualche giorno alla Milano Sanremo allora, abbiamo visto una corsa assolutamente bloccata su un cliché, diciamo, intuibile, perché poi in fondo era questo, ma avessero detto di tracciare un attimo, insomma, quale poteva essere l'epilogo della corsa, avrei più o meno descritto quello che è successo. Allora, ti chiedo una cosa, ma è veramente così difficile per i big che sono tagliati fuori eh, dalla, dalla volata finale? intentare un'azione eh, per esempio insomma sulla cipressa perché così pochi movimenti Ma, eh, perché perché le andature sono veramente troppo alte e le squadre sono dei velocisti sono attrezzate ci sono velocisti che vanno forte in salita quindi con il tracciato che c'è al momento adesso alle milano sanremo un epilogo differente è quasi impossibile e quindi quest'anno ci sono stati corridori eh, che hanno tentato qualcosa, però tra l'altro c'era anche molto vento contrario, quindi eh, era, molto, era anche più difficile cercare eh, azioni in solitaria anche sul poggio eh, o quant'altro. Quindi se, se non c'è comunque nei prossimi anni un cambiamento del percorso come ci poteva essere l'inserimento della nuova salita... Eh, Due anni fa, se non mi sbaglio, era la, la Pompeiana esatto. Proportata sì, e... dall'organizzazione. Dall da non riesco a capire per quale motivo. Non è ben visto l'inserimento della Pompeiana. Addirittura non è stato più proposto. Non sono state più proposte le Maine che in qualche modo insomma, creavano un po' di selezione o comunque un po' di affaticamento nelle gambe delle, dei protagonisti più veloci. Certo, per, per uno spettatore, eh, voglio dire, appare incomprensibile con una certa staticità del gruppo. Chiaramente le tue spiegazioni, insomma, di chi, fra le altre cose, eh, l'ha vissuta sul campo, eh, insomma, sono, sono abbastanza chiare. Mi sembra di capire così. Sì, insomma, poi se la presto che il poggio sono eh, salite veramente veloci, in qualche punto si tocca... 40-45 km/h, insomma, scartare a quelle velocità è, è molto difficile. È molto, però, insomma, io sono anche dell'avviso che insomma, la Milano-Sanremo è stata una corsa in cui il cui tracciato è stato sempre così. Quindi, diciamo, cambiarla sarebbe, sarebbe anche un peccato. E c'è anche da dire che, cioè, tra le classiche, monumento, è l'unica è per i velocisti. Quindi penso, mh, perché pensando a Lombardia, eh, Lombardia è una gara che la vince. Eh, insomma, eh, esatto, la Liegi è un'altra corsa, la Parigi Rubè è ancora un'altra gara eh, insomma, difficile. Quindi è anche, insomma, penso che sia giusto lasciare il percorso così e dare anche la possibilità agli atleti più veloci di giocarsi insomma, questa bella classica. Senti, cambiamo protagonista del grazie a Diego. Io chiamerei Emanuele perché deve andare a fare i massaggi. Sì, sì, allora dai liberiamo Manuele perché deve andare a fare i massaggi perché a proposito di Sanremo abbiamo saputo, insomma abbiamo svelato l'arcano, eh, a cadere nella cipressa è stato eh, Emanuele, in un tornante ci ha appena detto che insomma un corridore è scivolato accanto a lui e, e insomma, siete finiti tutti per terra, perché inizialmente tutti pensavano che fosse stato Diego a finire per terra sulla cipressa invece no <ride> e, e, e ti sei anche, fatto anche abbastanza male perché c'hai una maccatura una costola più varie escorazioni. Quindi adesso ti, eh, ti libereremo per andare eh, insomma a fare un pochettino il, eh, i massaggi. Allora, Manuele ti volevo chiedere, eh, ti volevo fare un paio di domande. Eh, eh, la tua carriera, diciamo, ormai è bella corposa, eh? conservi eh, in un angolino delle ambizioni personali, per eh, ottenere un risultato di prestigio in qualche corsa che si addice di più alle tue caratteristiche. Ma eh, sinceramente in questi anni le mie ambizioni sono un po' cambiate, quello è vero, però la squadra comunque sia in una gara o due l'anno mi dà la possibilità di, di possibilità di fare la mia gara, eh, cerco sempre di fare il massimo, ho ottenuto anche ultimamente secondi, i terzi posti negli anni passati, non, non sono vincente, anche per questo eh, ho provato fin da giovane quando ero insegnante a Duval… a a, a cercare di diventare un, come si può dire, un campione comunque, o comunque un corridore, un buon corridore, vedendo che si tentava a vincere, facevo molti piazzamenti anche di rilievo, sì, importanti, in molte classiche, eh, anche classiche monumenti, come la Serremo. Ho fatto anche decimo, ho fatto terzo, il ho fatto gare molto importanti. Ero sempre con i primi, però, sai, con gli anni passano, non sei un vincente, vai a correre in una Lampre dove mi sono trovato a correre con Ballan, campione del mondo, Cunego che aveva vinto comunque Lombardia e Giri Italia. Eh, ho capito anche che dovevo, dovevo mettermi a disposizione di certi campioni. Qua ora eh, ho Diego che corro molto con lui, quindi sono al suo fianco. La soddisfazione maggiore sarebbe una classica di Diego, che sarebbe come una vittoria per me. Comunque no, personalmente avere una possibilità di una. come, come ho visto Matteo Bono, lo può dimostrare. Un gregario per una vita, però ha vinto tre gare, tre gare World tour in una fuga. Può capitare, perché no? Eh, C'è sempre la speranza in un giorno di andare in fuga e potersi giocare una tappa, insomma hai in parte anticipato quella che era mia, la mia altra domanda la prossima domanda per te, che tu hai detto per noi la vittoria di Diego in una classica sarebbe veramente un risultato eccezionale, del resto tifiamo tutti per un risultato del genere perché sarebbe veramente di un prestigio eccezionale, sarebbe la ciliegina che va a coronare un'intera stagione per l'intero gruppo, per la squadra per la Lampre, cosa, cosa vedi tu nei prossimi mesi, quali i risultati sono alla portata del team, per esempio vittorie nelle gare a tappe, eh, far classifica, ricordiamo che per esempio eh, Niemets eh, è riuscito a piazzarsi benissimo al Giro d'Italia nel 2012 se non ricordo male, 13, ehm, sesto, sesto posto, esatto, quindi è una squadra che può ambire veramente a fare grandissimi risultati. Qual è il tuo auspicio per la Lampre in questo 2016? Eh, L'anno scorso abbiamo vinto veramente tanto. Penso nelle annate migliori per la, per la Lampre. Eh, sicuramente non sarà facile bissare questo. Però, io vedendo l'organico della squadra penso che non siamo di meno. Anzi, eh, qualità ne abbiamo, abbiamo giovani molto interessanti. Abbiamo capitani da Diego a Rui Costa che. Sono a livello top nel mondo, quindi eh, oltre a loro, però, abbiamo comunque una serie di corridori che possono ambire a vittoria. lo Stesso modulo: mh, non sta arrivando la vittoria. Abbiamo fatto molti secondi, molti terzi. E a volte basta poco, basta eh, sbloccare la situazione che va di tutto bene. Domenica e mh, sabato abbiamo corso benissimo fino alla cipressa. Eh, abbiamo corso bene la mia caduta. Ha tirato fuori anche Simolai, che è caduto con me e penso che stava veramente bene per poter far bene. Eh, Modolo stava veramente bene. Il fatto lo, lo dimostra che Diego, che era comunque capitano alla pari di lui, si era messo a sua disposizione perché eh, è stato chiaro nel finale che stava da Dio. Quindi penso che un, un, un piazzamento nei tre c'era per noi, sicuro. Sabato eh, è caduto anche lui. Diego è rimasto dietro, dietro con Modolo. Quindi. Eh, e di Federico inizio, quindi non diciamo non sta girando dalla nostra, però sono convinto che eh, deve girare, le qualità le abbiamo e abbiamo preso menti che è comunque un buon elemento giovane anche in futuro e nel presente, quindi cioè, mh, le qualità ci sono, noi si sta facendo tutto al meglio, la squadra si sta supportando, sono sicuro che arriverà prima possibile, si, appena si sblocca sono sicuro che... Alla fine l'anno scorso abbiamo vinto, all'inizio non tantissimo, poi durante la stagione abbiamo vinto veramente tanto fino alla fine, quindi eh, non bisogna avere fretta, ma bisogna lavorare, essere concentrati e arriverà sicuro il risultato. Ricordiamo lo scorso anno la bellissima vittoria al Tour de France di eh, Plaza Molina, insomma è stato un risultato di... In Infatti. Infatti, infatti, vittorie in tutti e tre i grandi giri, l'anno scorso per la Lampia è stata veramente una, una grandissima stagione. E prima di congedarti ti faccio um, un'ultima domanda, um, che, diciamo, Orlando Maini è eh, un, uh, un direttore sportivo, eh, lo conosciamo tutti, eccezionale, ma in corsa, eh, in gruppo, chi è che ehm, secondo te ha più le caratteristiche per poter essere la sua eh, voce in mezzo ai compagni? Cioè lui è in macchina. Ma tra i componenti della squadra io guardo te perché effettivamente ti ho consigliato la chioccia finora. E quindi, secondo me, tu sei eh, l'elemento eh, che fa proprio da cardine tra l'ammiraglia e i compagni. Tu ti rivedi in questo ruolo? No, eh, sicuramente molte volte nelle gare se io e Matteo siamo eh, gli uomini che comunque sia eh, parliamo più spesso co con Orlando e comunque le decisioni che prendiamo noi sono sempre dettate da lui. Andiamo molte volte dietro la miraglia e riferiamo noi direttamente anche senza parlare a Diolina, molte volte proprio a voce. Ci vuole vedere in faccia a me e Matteo perché sa che comunque in gara conosciamo molto bene i nostri compagni e sappia sappiamo noi... E le qualità che i nostri compagni se in faccia si capisce subito chi sta bene e chi sta male quindi molte volte è proprio lui che ci consiglia di, di essere noi da tramite insomma e, e molte volte le decisioni passano poi da noi che viene riferite ai capitani o comunque prendiamo decisioni comunque sempre con Orlando però confrontandoci molto spesso sia io che Matteo sì questo è vero quindi se Se, per esempio, a Orlando dici guarda c'è Valerio che ha il casco storto e gli occhiali messi al contrario, dici: Non è il caso di mandarlo in fuga perché non lo vedo tanto bene. Insomma, eh... <ride> questa per fare diciamo, una battuta, una battuta scherzosa. Passo il microfono a Turi perché mi direi ti vuole fare una domanda e poi ti liberiamo. Voglio, voglio passare al mio amico al polacco dal, dal nome Manuela, incomprensibile. Possiamo, possiamo liberare Manuele così va? Sì, a sì. sì, sì. Eh? Ciao a tutti. Arrivederci, Manuele. Ci vediamo ciao, alla, prossima, alla prossima, grazie ancora. ciao, allora Nemez si diceva della, un attimo per riprendere il discorso. Eh, lungamente battuto da, da Manuele Mori della bellissima stagione dello scorso anno della Lampre eh, segnata soprattutto nelle grandi corse a tappe, veramente da una serie di successi. E spettacolari e privi, cioè assolutamente pieni di contenuto. L'anno scorso io direi soprattutto Plaza Molina, autore di, 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 un, di, un, di, di un paio di azioni veramente significative, una al tour e una anche alla Vuelta a Spagna. Dico, quest'anno non potrebbe essere Niemetz l'uomo lampre per, per i grandi giri. Perché no? Dopo, cioè, diciamo, l'anno scorso è stata una stagione un po', un po' sfortunata per me perché alla volta che, che puntavo tanto sono caduto subito il secondo giorno, cioè, fino, fino ad oggi non ricordo cioè, niente della, della caduta, è stata una bruttissima caduta. Comunque, ho cancellato tutto e speriamo ora di, di, di fare questa stagione cioè, a alti livelli come, come era prima. Cioè, ho dimostrato anche cioè, essendo, uh, di aver vinto una tappa alla vuelta che, che posso fare. Sì, che ci, ci credo tanto anche quest'anno, speriamo che una, una bellissima vittoria arriva. E, e di Diego, cosa, cosa pensi? Che possa fare classifica al giro? qualche anno fa, insomma, ci aveva pure provato con risultati apprezzabili, oppure lo vedi più tagliato per i successi parziali? E questo è, una voglio una risposta precisa, una domanda un po' cattiva. Con Diego cioè, ci conosciamo già dal 2010, che da quando sono ero sempre, cioè, ero sempre. abbiamo corso sempre tanto. Cioè, Diego vedo fortissimo per le gare di, di un giorno. Però perché non, non, non provare anche a fare tipo, le, le corse di una settimana, che, che lo vedo molto, molto adatto a fare un bel risultato là. Comunque c'è cioè, stato sempre un campione, ha dimostrato di andare forte. Cioè, io penso che tra poco arrivano anche le, le vittorie sua. Speriamo che ci dà anche delle de belle soddisfazioni, anche come ha dimostrato anche l'anno scorso al giro, vincendo la tappa più lunga di, di 270 km a Fuji, cioè, è, stato, è stata una bellissima vittoria, cioè, speriamo che, che arrivano anche quest'anno per lui. Grazie, una vittoria veramente molto bella, priva, cioè, piena di significati, con uno sprint per nulla semplice. Sì, la risposta è stata all'altezza e eh. eh, se sì, insomma se il capitano dice al proprio locotenente insomma, che ha risposto bene mi pare che tutto, <ride> tutto sia al posto giusto senti ehm, ci siamo conservati un attimo un po per ultimo il nostro eh, giovane del, del gruppo io sono credo il più, più vecchio del gruppo no vabbè c'è Renato ma il Renato è lontano non ci sente insomma il più giovane del gruppo che più esperto, giovane del gruppo Conti, senti Conti, allora ti abbiamo visto eh, quest'anno protagonista già in una bella tappa nel Tirreno adriatico mi pare che è stato anche menzionato poco fa la tua azione eh, tu che, eh, che tipo di corridore sei, come ti vedi? beh diciamo che è ancora, ancora presto per, per darti una risposta esatta e in salita mi difendo bene, l'acronomo mi piace quindi in teoria dovrei essere adatto ai giri a tappe Sono ancora molto giovane e devo crescere tanto, sono qui apposta con, con i più esperti per, per crescere E quest'anno ho un, un, bel, un bel calendario di gare importanti che sicuramente arricchiranno la mia esperienza e spero ecco, in futuro di, di essere competitivo anche le gare di un giorno mi, mi piacciono, quelle dure. Spero appunto un giorno di essere competitivo in queste, in queste gare qui. E quindi, già, già da quest'anno, ti vedremo per esempio nelle Ardenne assieme a Diego. Sì, in pratica è da, da inizio anno, Lui è partito, Diego è partito un po' prima in Australia, io un po' dopo, però per il resto abbiamo fatto le stesse, le stesse gare e anche la Tirena siamo stati eh, insieme, i baschi qui, eh, classiche, l'Ardenne e poi il Giro d'Italia. Un programma molto... insomma, un programma nutrito in cui... Dovrebbe cominciare a delinearsi il corridore Conti e, insomma tutti ci, ci auguriamo che i risultati eh, siano all'altezza delle aspettative. E, non so, se Marco vuole fare qualche, qualche domanda ai nostri protagonisti. Sì, volevo tornare sulla tappa proprio di Fiuggi. La. Pangani alla RAI urlava che era Modolo, invece hai sorpreso tutti. Eri tu, vuoi raccontarci quell'arrivo? Quel sì, quel giorno lì ho spiazzato un po' tutti perché comunque c'erano tantissimi velocisti eh, lì nel finale eh, che insomma potevano vincere e che comunque la tappa era venuta veramente lunga. Siamo partiti. E pioveva, tirava vento. Ehm, insomma, siamo arrivati a Fiuggi con 7 ore e 20 eh, di corsa su una strada che tirava seppur leggermente, però un po' saliva. E, insomma, è venuta una volata un po' strana. E eravamo arrivati lì eh, già nel 2011, nella mia prima partecipazione al Giro d'Italia. E mi ricordo che già. Mh, Ventoso vinse davanti a Petacchi. E... Michele Scarponi. Che comunque uno scalatore arrivò quinto, sesto, insomma, è un po una volata un po' anomala. E quindi, insomma, mi ricordavo di quell'arrivo stavo bene. La condizione stava crescendo. Quindi avevamo studiato che e... Modulo faceva la sua volata con il nostro treno. E io avrei fatto la volata diciamo su altri corridori e quindi diciamo abbiamo, abbiamo confuso un po' tutti quel giorno e niente insomma è stata veramente una bella emozione insomma è stata una grande vittoria in una bellissima tappa il fatto che confondete un po' tutti evidentemente si ripete nel tempo perché anche quest'anno i commentatori Rai nel momento che hanno visto una maglia blu fucsia fine per terra e... subito ti hanno dittata e invece e invece non eri tu quindi non hanno le idee ancora molto tra Modo e Ulissi, diciamo che si confondono abbastanza spesso, ma comunque ti volevo chiudere così, poi vi eh, lasciamo liberi di andare a cenare con una domanda sul Giro d'Italia. Quest'anno il Giro sale sul, sull'agnello, sul col della Bonnette, eh, quote elevatissime. Io sono già sicuro che tu hai puntato quali sono le tappe del giro che possono eh, andare bene per le tue caratteristiche. Io qui. Voglio piazzare la zampata secondo te quali sono i traguardi? Quali sono gli arrivi? Dove puoi dire la tua? Ma guarda, eh, mi trovi un attimino spiazzato, anche perché stai parlando insomma, con un corridore che cioè, eh, le tappe del giro, cioè, non le guarda messi. prima di tu, sono proprio. <ride> vado al contrario, <ride> vado al contrario di quelli che sono. I miei colleghi. <ride> sono. Il contrario di quello che faccio, fanno i miei colleghi. Nel senso che comunque mh, diciamo, appunto alle tappe, e nel senso, mi prepara al 100% le classi. La giorno cioè, le viene diciamo di conseguenza. E appunto alle tappe. Quando siamo lì. E per partire, sfoglio il giornalino, guardo il Garibaldi, <ride> sì, il Garibaldi e, e diciamo, mi regolo di conseguenza. Guarda, eh, sì, ok, ce la, la posso fare. Però ho visto già che, comunque, dopo che si torna in Italia eh, ci sono già delle tappe, diciamo, centro-sud già interessanti, insomma, dove. E posso far bene, infatti, nel, nel 2014 eh, vinsi la, la quinta e l'ottava, lo, e, sì, sì, e, e a Monte Copiodo mi non pare. Non sì, pare. Sì, che era, erano insomma, le tappe lì sull'Appennino. Quindi, penso che poi quelle tappe lì saranno quelle che le mie caratteristiche, dove cercherò di centrare una tappa. Ultima domanda anche per Niemeth, la, la corsa che quest'anno vorrai vincere? Cioè, la corsa, una bella domanda, cioè, a me mi piace sempre il Giro Italia da, cioè, da quando ho avuto la possibilità di, di, di fare questa corsa, da quando sono all'Ampra, dal 2011 che faccio tutti gli anni, cioè, sempre una, una, è stata una mia corsa preferita, cioè, una tappa al Giro sarebbe il massimo, massimo che... Una, una, una gara che, che sogno, perché cioè, da du, dal 2000 che sono in Italia cioè, mi piace molto quel paese, sì che, cioè, mi piacerebbe anche vincere al Giro. Per ora cioè, concentriamoci in prima parte della stagione il Giro, poi dopo vediamo cosa, che corse si fa, quali, quali programmi ci saranno, però cioè, ora come ora puntiamo tutto per preparare tutto bene al Giro personalmente vedrei un'altra bella tua vittoria alla Vuelta come Lagos de Covadonga quella è stata una bellissima vittoria che insomma ricordiamo ancora tutti un bel arrivo in salita che sono gli arrivi che fanno per te quindi personalmente ti auguro di poterla bissare quanto prima e a questo punto faccio la stessa domanda anche a Valerio qual è la corsa che ti piacerebbe vincere di più in assoluto? Okay. Anche a me come, come obiettivo principale una tappa, un giro d'Italia. Sì, come com premio. Allora, te lo auguriamo, una bella fuga e poi un arrivo a braccia alzate, magari in solitaria, e dietro gli avversari che sbattono il pugno sul manubrio dicendo è andata male. E allora, eh, passo il microfono a Renato, così eh, a chiosa di questa serata. Un'altra battuta da parte sua e poi liberiamo i ragazzi. Ok, e con questa concludiamo questa bellissima rassegna dei corridori della Lampre che ci hanno ospitati qua al Corsaro, sull'Etna, a 2000 metri, dove mi si alzerà fra un po' l'ematocriton che me è fra un po'. Eh, allora, nel ciclismo moderno quanto incide l'elettronica sul mezzi e tutto il resto? Forse è il caso, è il caso che lo togliamo. Ecco, perfetto. Risponde Diego Ma ehm, incide, incide, anche tanto. Diciamo, con l'avvento dei nuovi cambi, e tutto, sicuramente. Beh, agevola un po' tutti. Agevola. Se noi, eh, che i meccanici, insomma, adesso sfioriamo, diciamo, la perfezione. e Sfioriamo quindi, insomma, è stato un bel passo in avanti. Non so, questo è il mio avviso, poi si sente neanche perché pensa. Sì, è stato molto. molto Diciamo con cambio elettronico, cioè è migliorato molto perché c'è anche più facile, sì. sì. Si va sempre più veloce, non so se, se, se per cambio, però cioè, è molto più facile anche operare i cambi in salita e in discesa, soprattutto quando si fa le discese molto veloci, contornanti. che mentre freni puoi cambiare anche tutto viene più, più facile. Il ciclismo moderno va avanti, ora arrivano anche i freni a disco, che, cioè, staremo a vedere cosa, cosa ci aspetterà nei prossimi anni. A proposito delle discese, vi ve un aneddoto. Il nostro amico Turi Barbagallo, quando voi vi buttate nelle discese della Sanremo del Giro d'Italia, cambia canale perché si spaventa a vedervi scendere a quella velocità. Poi si fa, fa il calcolo di quanto tempo potete impiegare per arrivare in fondo e poi quando sa che siete arrivati giù rimette sul canale. Ah, perché effettivamente eh, io sono un pedalatore, un ciclamatore della domenica e quando vado in discesa forse non mi rendo conto neanche io di quello che faccio. Quando si sta sulla bici non si ha l'esatta percezione, ma chi ti guarda da fuori eh, si terrorizza perché si raggiungono velocità incredibili. Ci sono discese alpine dove si possono toccare i 100 km all'ora in discesa. Mi è capitata anche una tappa, mi sa per l'ultima tappa, da trena adriatico arrivare a 100 km all'ora, cioè, tutti in fila su una strada c'è cioè, stretta, piena di, 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 di curve, però cioè, le velocità ora sono queste. Valerio ancora se la ricorda perché ha fatto un'espressione che era, era tutta dire: eh, buttarsi in discesa a quella velocità su delle, delle ruote larghe così e con due gommine, due freni. Adesso arriveranno i freni a disco, sicuramente sarà una rivoluzione, però effettivamente ci vuole, ci vuole fegato. Quello che fate voi, ragazzi, è un qualcosa di eccezionale. Per me siete dei supereroi perché affrontare le grandi corse a tappe tre settimane pioggia, eh, freddo, eh, caldo, torrido, neve, eh, chi più ne ha più ne metta, dover eh, affrontare fatiche di ogni genere, veramente è una cosa per pochi, quindi eh, a me, da parte mia vanno sempre i complimenti a tutti voi. Turi per chiudere? Io vorrei eh, chiudere con una, un auspicio e un augurio perché i ragazzi della Lampre eh, sono i più affezionati nel, insomma, alle nostre parti, ormai abbiamo imparato a conoscere i loro colori, i loro, i loro profili, io conosco Niemez e Diego da, da tanti anni, ormai ho avuto il piacere insomma, di scambiare diverse volte, una volta che ci siamo incontrati pure a Zafferana vi siete un attimo fermati in sosta abbiamo scambiato due battute io ero lì per caso comunque voglio dire loro sono qui e sull'Etna per uno stage di allenamento che inevitabilmente li proietterà nella, nella parte terminale delle campagne del nord no? delle grandi classiche delle Ardenne allora io direi una cosa i percorsi sono alla tua portata il talento c'è Voglio dire, eh, avrei piacere che, che Diego lissi eh, facesse la voce grossa, eh, diciamo eh, alla Liegi oppure all'Amstel. Quindi capitalizziamo bene questo periodo di di allenamento sull'etna e in bocca al lupo. Piacere anch'io, <ride> avrebbe piacere eh. anche Diego bene. Bene, allora a questo punto eh, ci congediamo. Salutiamo i nostri amici di Globus Television, tutti gli amici che ci seguono sul ciclismo: un concerto su due ruote. E quindi, da parte di Valerio Capsoni, di Turi Barbagallo, Marco Indelicato, Renato Garbin salutiamo Premier Niemetz, Diego Ulissi, Valerio Conti. E poi Emanuele Mori che ci ha salutato qualche minuto fa. Quindi eh, una buona serata, un abbraccio a tutti e a presto su Globus Television.